io mi auguro che lo Stato capisca questo. Il bene vuole contributi agli investimenti, non vuole elemosina. Lasciatemi dare questa provocazione. Beh, questa provocazione si ritorna sempre a cabina di regia, alla politica. E allora vediamo se questa provocazione viene raccolta, per esempio, dall'onorevole Ilenia Lucaselli, membro della Commissione Bilancio. Lei la parola, onorevole. Oddio, buongiorno a tutti. Io ho lo stesso problema del mio presidente, sono un po' bassina, quindi non so se riescono a vedermi tutti. Buongiorno, grazie per l'invito. Io rappresento indegnamente il gruppo di Fratelli d'Italia, che rappresento come capogruppo in Commissione Bilancio, quindi accolgo la sfida, un po' perché siamo abituati a raccogliere le sfide e diciamo tendenzialmente siamo anche abituati a vincerle quelle sfide, un po' perché credo che sia fondamentale far arrivare un messaggio oggi da questa assemblea, e credo che sia stato già abbastanza evidente anche dagli interventi dei presidenti e dai colleghi che mi hanno preceduta. Questo governo ha cambiato il paradigma di ascolto, e lo ha fatto con una convinzione su tutte. La convinzione è che in Italia noi abbiamo la necessità di tornare a parlare concretamente della libertà dell'azione economica. E ritorno, diciamo, ai temi che sono a me un po' più chiari, perché vedete, credo che i termini innovazione e sostenibilità siano stimolo per grandissimi ideali che devono però essere per noi una guida, e non ne dobbiamo diventare schiavi. E allora cosa può fare? Lo Stato non dà elemosina, questo sicuramente no. Questo governo in particolare non è abituato a parlare di gratuità in niente, perché come sappiamo nulla è assolutamente gratuito, ma sicuramente ha la volontà, la possibilità, la capacità di interpretare le esigenze di alcuni settori. E questo settore per noi rappresenta, come è stato correttamente già detto, non soltanto una grandissima filiera con un impatto economico determinante, lo abbiamo visto nei numeri prima, della filiera, delle aziende coinvolte, della capacità di fare innovazione attraverso la sostenibilità, perché poi insomma bisogna coniugare anche queste due accezioni. Ma tutto questo noi lo facciamo con la consapevolezza che l'impatto economico e la distribuzione, perché di questo parliamo, rappresentano una eccellenza italiana, tutta italiana, e che porta in giro per il mondo il nostro Made in Italy. E allora un impatto economico fondamentale, gli ultimi dati Istat di questo primo trimestre raccontano una crescita delle imprese italiane che fanno parte di questa filiera, quindi di iscrizione di nuove imprese. E questo ci porta al futuro, ci porta all'innovazione, ci porta alla sostenibilità, ma ci porta a capire che l'ideologia applicata alla concretezza dei criteri economici in realtà non porta assolutamente a niente. Per questo noi abbiamo un po' eliminato l'ideologia e abbiamo invece iniziato a rappresentare la concretezza delle azioni che si devono rappresentare. Questi passano attraverso una serie di provvedimenti. Vedete, io non vi farò l'elenco di quello che il governo ha già fatto e di quello al quale lavoriamo all'interno della Commissione Bilancio quotidianamente. Però credo che debba essere chiaro un concetto. La legge di bilancio non è, diciamo, la soluzione a tutti i mali e la soluzione di tutti i problemi. La legge di bilancio, soprattutto in una situazione economica congiunturale, macroeconomica molto complessa come quella che stiamo vivendo,
deve affrontare i problemi principali che abbiamo in questa nazione. E noi l'abbiamo fatto con molta concretezza, facendo un elenco delle priorità, e all'interno di quelle priorità ovviamente abbiamo individuato i settori nei quali, dal nostro punto di vista, ma credo che questo sia assolutamente condiviso, era necessario intervenire subito, tempestivamente, con l'utilizzo delle maggiori risorse necessarie. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non si possono fare emendamenti, perché raccolgo la sfida che mi è stata lanciata dal vicepresidente della Camera prima. Il problema non è fare un emendamento o non farlo, presentarlo o non presentarlo. Il problema in Italia, e credo che su questo siamo tutti d'accordo, per gli ultimi 20 anni siamo stati abituati a sovrapporre norme a legislazioni vigenti, quindi a legislazioni già esistenti, a creare dei mostri di burocrazia e poi a non riuscire mai ad arrivare al gol, visto che c'era il presidente eletto prima. Ecco, noi invece abbiamo proprio un obiettivo completamente diverso. Noi preferiamo arrivare al gol, preferiamo arrivare a vincere la partita con una squadra che c'è, e in questa squadra io devo dire la verità, con le interlocuzioni che ci sono state in tutti questi anni, anche nella scorsa legislatura quando eravamo all'opposizione, io credo che questa platea di oggi faccia già parte della nostra squadra, ma proprio per questo motivo dobbiamo capire che il miglior modo per affrontare i problemi non è inserire in ogni provvedimento una micro norma che modifichi qualcosa, ma è avere invece un quadro d'insieme. Affrontare i problemi in maniera strutturale è l'unica soluzione che abbiamo per dare delle risposte, per sburocratizzare realmente il nostro sistema e per rispondere alle esigenze delle categorie. Ed è questo che noi intendiamo fare, questo che abbiamo già iniziato a fare, ripeto, l'avete già detto e sottolineato voi, ma che continueremo a fare, perché siamo consapevoli dell'importanza di questo settore, siamo consapevoli dell'importanza delle catene distributive all'interno di della nostra economia, anche perché è un valore aggiunto che può essere esportato, che deve essere esportato. Lo dico ovviamente mi taccio perché gli interventi tecnici sono sempre quelli più interessanti. Lo facciamo con la consapevolezza che il futuro sembra sempre molto distante da noi, e in realtà già oggi noi viviamo una parte di quel futuro. Sicuramente abbiamo la necessità di modificare l'impostazione europea ad alcune tematiche, e su questo ci siamo sempre battuti, non smetteremo certo di farlo adesso o in futuro, ma lo dobbiamo fare con la consapevolezza che le nuove generazioni, abbiamo qui il presidente dei giovani, importantissima presenza dei giovani, dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare alle nuove catene distributive. Sicuramente i miglioramenti si possono fare, questo governo ha già dimostrato di essere capace di ascoltare, continuerà a farlo nella razionalizzazione però delle misure, perché una delle cose principali per noi è evitare che alla burocrazia si aggiunga altra burocrazia, alle norme si aggiungano altre norme, e quel dedalo infinito che oggi già esiste in Italia non venga mai districato, perché noi invece siamo maggioranza di questo paese proprio perché vogliamo districare quel dedalo. Grazie. Grazie, onorevole.